Un commento sulla sconfitta con l'Udinese di sabato? Pesante, pesante perché poteva cambiare un po' il giro di ritorno, invece così siamo sempre dietro a correre. Si fischia i diamanti in Generozzi secondo lei? Ma secondo me non deve fare il capitano, sarebbe anche più libero da tante situazioni, invece così sente anche la pressione. La partita di sabato? È un Bologna che si vede che ci prova ma fa una gran fatica a fare queste partite, non lo vedo molto bene, secondo me quest'anno è una squadra che è da Serie B, purtroppo è così. Perché il Bologna poteva fare di più, ma mi sembra che i giocatori non abbiano voglia di giocare, e giochi solo uno. Chi? Solo lui, e se lo volevano dar via era già finita del tutto. Quindi non è per niente d'accordo con i fischi sui diamanti, rivolti diamanti? I tifosi possono fare quello che vogliono, scrivere, sfischiare, quello che vogliono, vanno lì per vedere una partita e fanno quello che vogliono. Quindi insomma, concordo col gesto di stizzi di diamanti al momento dei fischi? Sì, sì, questo sì. Sì, perché lui si impegna molto e quindi non deve essere trattato così. Di sabato? La sconfitta di sabato è un fatto naturale perché la squadra è quello che è. Una squadra di giocatori scarsi, al massimo sarebbero in grado di giocare in Serie C. Si fischia i diamanti? Sui fischi e diamanti sono ingenerosi, perché è l'unico giocatore decente in quella squadra. Sui fischi, sui fischi e diamanti, d'accordo? Beh, diamanti dovrebbe andare in Cina perché penso che sia il suo futuro ed è giusto che vada in Cina, così sta bene ed è felice. Sul mercato? No, non ha comprato nessuno. Sul mercato, quello che è stato fatto? Ma quello non so rispondere perché lì bisogna vedere anche le condizioni economiche di una società. D'altra parte, se non hanno soldi non possono neanche spendere. Tra l'altro oggi è successo un episodio perché Ibsen è arrivato a Roma, all'aeroporto, il nuovo acquisto, e non è andato nessuno ad accoglierla, nessuno è andato a prenderla a Roma. Questo, vedi, ti dà già un'idea di che cos'è la società. Mettersi nel calcio è molto difficile perché costa molto e se non hai i soldi è meglio che lasci perdere. Sulla campagna acquisti, che porta solamente due rinforzi, se così vogliamo chiamarli, insomma. Sì, infatti, non chiamerei proprio rinforzi, questo è proprio stato campagna acquisti non c'è stata, non è esistita proprio, zero. Quindi proprio il Bologna, la società si vede proprio che non ha interesse in questo momento, sembra di rimanere in Serie A. Secondo me questa qui è una squadra destinata ad andare in Serie B. Contento o meno del mercato? Perché ha fatto un mercato il Bologna? C'è arrivata una notizia in redazione che Ibsen è arrivato all'aeroporto di Roma e non c'era nessuno della società ad attenderla. Pensa. Io sono qua, non sono della società, magari sapranno loro. Però insomma, se è vero, bella situazione. Mentre sul mercato fatto appunto dal Bologna? Purtroppo quando non ci sono soldi, quando il presidente è in bolletta, il mercato è quello che è, il mercato è inesistente. Prendono giocatori scarsi e il risultato è gioco scarso e squadra che rischia veramente di andare in Serie B. Quindi vede un minimo di possibilità di salvezza o vede qualcosa di difficile o impossibile? No, la vedo per la semplice ragione che esistono almeno 3-4 squadre che sono scarse come il Bologna. Sul mercato? Il mercato lo andiamo a verificare quando i nuovi acquisti giocheranno e daranno il loro apporto e da lì giudicheremo. Infine, sulle probabili dimissioni di Morandi e Pavignani? È una cosa che non ci interessa da un punto di vista sportivo. Infine, sulle possibili dimissioni di Morandi e di Pavignani? Beh, Morandi ha detto anche che lui non dà retta a quello che scrivono e quello che dicono i tifosi. Lui è tifoso del Bologna e non gli interessa. Poi tanto il presidente onorario può fare quel che vuole. E sulle dimissioni di Morandi e Pavignani che sembrano ormai essere imminenti? Ah, lì purtroppo Gianni secondo me ha un po' ragione, perché alla fine dei conti capisco che la tifoseria tra Bologna e Napoli non sia mai stata una tifoseria che si ama, ecco. E purtroppo gente che si diverte a fare certi cori, fare certi fischi, c'è sempre, ci sarà sempre, non si sa, quindi voglio dire, Gianni
avrà ragione, però sì, ecco, di mettersi anche proprio in un momento come questo qua, secondo me non è proprio il più indicato, ecco, quindi poteva cercare di tenere botta un po' di più e evitare di andare a fare le dimissioni proprio in un momento come questo qua, ecco, quindi peccato, perché insomma a me particolarmente, insomma, a me dispiace. E se infine sulle dimissioni, sulle possibili dimissioni di Morandi e Pavignani, cosa ne pensa? Non sono indifferenti, non è che sono più che altro folklore, ecco, non incidono molto sul risultato della squadra, che è veramente misero e modesto. E sulle possibili dimissioni di Morandi e di Pavignani? Io penso che siano dei problemi più gravi che le dimissioni di Morandi e di Pavignani, secondo me, nella società, non solo le loro dimissioni. Non abbiamo fresca, come dicono a Bologna, non abbiamo società e non abbiamo classifica. Penso di così non potrebbe andare. Possibilità di salvezza, lei le vede o niente? Secondo me sì, perché ci sono le squadre molto più triste del Bologna. Solamente per quella? Solo per quella.